cosa valorizza del vostro lavoro? No, ce lo aspettavamo? No, direi di no, però siamo contenti di averlo ricevuto. È stato un anno effettivamente su quel fronte molto busy per noi. Il solito lavoro di antitrust regolatorio per una serie di player da Telecom Italia ad altri, e poi tutta l'attività che abbiamo fatto per Vivendi nel corso dell'anno su tutti i molti fronti noti che l'hanno vista protagonista quest'anno in Italia. Qual è il clima di questa industria? No, è sicuramente un settore di forte movimento, non solo in Italia ma anche all'estero. Prevediamo che ci siano ulteriori forte concentrazioni. Abbiamo visto anche recentemente negli Stati Uniti è stata annunciata la fusione, l'aggregazione tra Sprint e l'altro grande operatore, quindi sicuramente prevediamo che ci saranno altri movimenti sia in Italia che all'estero. Il clima della serata, cosa si dice tavoli? Un po' di invidia per il premio? No, credo che più o meno le attribuzioni sono state fatte, i premi sono stati consegnati, riflettano quello che è il mercato, la percezione del mercato. Ovviamente ci sono molti premi, ci sono molti studi, ci sono molti, forse troppi, avvocati, ma compresi i sottoscritti, ma direi che no, c'è forte entusiasmo, interesse. C'è cameratismo anche, c'è cameratismo, l'atmosfera quindi è festosa. Infatti abbiamo festeggiato con la classica rottura dei cocci. Alla russa. Di solito si fa volontariamente, qua è stato un po' così, però poi alla fine va bene anche così.